E bentornati ragazzi, come state? Tutto bene? Spero di sì, anche se in questo periodo ci sono un po' di preoccupazioni, ma passerà, passerà, dai. Leggiamoci i nostri cari fumetti e parliamo dei nostri cari fumetti che ci fanno passare un po' di tempo spensierato, senza pensare ai problemi, ai casini, ci fanno stare in casa in questo momento. È una cosa buona. Ma oggi vi voglio parlare di qualcosa che potrebbe invece incutervi tante paure e tanti timori. Anche di stare in casa. E bentornati! Bentornati con Morgan Lost! Spoilerato dal titolo, ovviamente, del video, che in questo momento non so, ma poi me lo inventerò. Parliamo di Morgan Lost, ma parliamo della prima stagione di Morgan Lost, se lo vogliamo chiamare come un serial, della prima serie di Morgan Lost. Quella che è andata in edicola per la sua prima puntata. Il suo primo albo, ottobre 2015, quindi ben 5 anni fa, quasi 4 anni e mezzo, con questa copertina bellissima, con l'idea di Chiaverotti, Claudio Chiaverotti, e disegni di Michele Rubini, la copertina di Fabrizio De Tommaso con una colorazione dell'Arancia Studio e lettere di Riccardo Riboldi per Bonelli Comics. Morgan Lost è un bel fumetto, in questa serie, nella sua prima serie è un bel fumetto. È un fumetto che ha innanzitutto una caratteristica differente da tutti quanti gli altri, che balza subito all'occhio. Cioè, al suo interno, come vedete qua di fianco, non è bianco-nero, ma è bianco-nero e rosso. Questo perché il protagonista, Morgan Lost, è daltonico e vede il rosso. Quindi vede bianco-nero e rosso. E quindi noi vediamo il mondo di Morgan Lost con gli occhi di Morgan Lost. Chi è Morgan Lost? Morgan Lost è un cacciatore di taglie che vive in un universo distopico rispetto al nostro, cioè un universo differente in cui è un universo cyberpunk, lui vive negli anni 50. In cui praticamente è successo che la Seconda Guerra Mondiale è finita in modo leggermente diverso, cioè praticamente hanno ucciso Adolf Hitler a un certo punto della guerra e quindi la Germania ha capitolato molto prima di quanto poi in realtà è successo nella realtà. E questa cosa qua ha prodotto un universo completamente differente negli anni 50, con una tecnologia a volte più avanzata, ma spesso una società che si rifà ha dei tratti molto egizi, proprio c'ha una cultura molto, molto egizia all'interno di qualsiasi tipo di architettura, i palazzi che vedete, il mobilio, tutto quanto. Molto di una New York anni 50, ma con questa differenza qui. Perché ci serve un cacciatore di taglie però? Perché New Heliopolis, che è la città di Morgan Lost, ha una piaga. La piaga sono i serial killer. Serial killer che sono diventati una sorta di star, come i giocatori di football e anche di più, perché praticamente fanno una trasmissione nella quale, danno innanzitutto le taglie sui serial killer, quindi è molto americana. Ma oltre a queste taglie, queste trasmissioni parlano dei delitti che hanno fatto i serial killer, del tratto distintivo di sto serial killer, quindi praticamente a piede libero ci sono 5, 6, 7 serial killer alla volta. E ci sono una serie di cacciatori di taglie che campano proprio in questo modo, nel senso cacciandoli. Morgan Lost è il più bravo di tutti, ovviamente. Ha una storia piuttosto intensa alle spalle, non era un cacciatore di serial killer, lui era il proprietario di un cinema e poi è stato vittima di un serial killer e quindi ha cambiato completamente il suo modo di vedere le cose, il suo modo di fare. Poi non vi voglio spoilerare perché i primi due numeri che sono legati, quindi se lo prendete, prendete uno e due, sono bellissimi. Forse i più belli che ho letto fino adesso, ho letto fino al 10, in tutto sono 24, questa prima serie. Fa
forse sì, fino al 10 sono i più belli, poi non so oltre, anzi se voi avete, se voi avete letto tutto Morgan Lost, ditemi quale avete apprezzato. Per esempio c'è uno di voi che mi ha parlato spesso del 7, Vulcano 7, che effettivamente anche quello lì è un bell'albo, ma perché si rifà i primi due in parte. È un bel fumetto, è scritto bene, è disegnato benissimo. In tutti gli albi, tutti i disegnatori che ho visto l'hanno disegnato benissimo. È ispirato, è decisamente ispirato. Morgan Lost è un personaggio credibile, molto credibile. La società in cui vivono è una società spietata, ma è una società anche quella lì credibile. Ovviamente non è un fumetto horror, non aspettatevi chissà che immagini all'interno delle vignette, ma è molto splatter. Molto, molto, non si limita a delle cose, però all'interno del fumetto è presente in modo molto forte la componente psicologica, la componente umana, la componente dei rapporti, la componente del modo di fare, del modo di essere, di vivere di questa New Heliopolis, che poi è un po' il tratto umano più brutale che abbiamo anche noi nella nostra società, quindi un po' si rivedono tanti tratti anche della società in cui viviamo. Bevilacqua è stato molto bravo, Chiaverotti è stato molto bravo a dipingerlo in questo modo, bisogna dirlo. Io sinceramente ve lo consiglio, vi consiglio di prenderlo se vi piacciono fumetti in cui ci sia lo splatter, che a me non piace, francamente non fa impazzire. A me piace invece la forte componente umana del personaggio, che mi ricorda molto un primissimo Nathan Never nella sua primissima versione, in quel mondo così contorto, crudele, diverso. E invece Nat come personaggio dal passato, dal trascorso molto dubbio, molto complesso, ma che adesso tenta di redimersi in tutti i modi. In realtà Morgan Lost non ha un passato cruento, e lui è una vittima ed è sempre una vittima, non è mai carnefice, al contrario Nathan Never è stato carnefice, ma ne parliamo quando parliamo di Nathan Never. Stessa cosa di Landog uguale, è un personaggio che è diventato molto profondo, ma all'inizio di Landog di cretinate ne ha fatte, l'abbiamo capito anche da quello che scriveva Sclavi agli inizi di Landog. Morgan Lost, un bel personaggio. Oltretutto adesso siamo alla terza serie, c'è una seconda serie che sono le Night Novel e poi ci sono le Dark Novel, e poi la terza serie è questa che c'è adesso in edicola, nelle Night Novel, che però io non ho letto, che molti dicono che si è persa un po' di credibilità. Oltretutto vedo che sono in bianco nero, non c'è il rosso, non capisco perché, formato sottiletta per un prezzo identico, è leggermente più alto, leggermente diverso, sembra un po' a metà fra il Bonelli e il formato americano, non lo so, vedremo. Ho preso questo qui non per leggerlo, ma perché tanto ormai mi sono appassionato al personaggio, quindi le voglio recuperare tutte, intanto che sta in edicola lo prendo. Ve lo consiglio, vi consiglio di recuperarlo, lo trovate sia sul sito Bonelli, sul Bonelli Store, li trovate tutti quanti, ma poi in fumetteria spesso lo trovate. Io per esempio in fumetteria l'ho trovato proprio tutto, dall'1 al 15, poi dal 15 al 24 me lo sono fatto arrivare, l'ho ordinato, oltretutto alcuni numeri l'ho pagati veramente poco perché c'era un'offerta, quindi date una chance alla vostra fumetteria per piacere, perché vi può riservare delle belle chicche. Poi casomai prendete i primi due, se vi appassiona lo tenete e lo continuate, altrimenti avete letto una bella storia e finisce là. I primi due sono veramente una bella storia, però mi raccomando 1 e 2 perché sono molto legati. Ragazzi, anche questo video è finito, è durato un'eternità anche questo, oltre 10 minuti da quello che vedo, però ci voleva di parlare di Morgan Lost insieme. Il fumetto merita, compratelo se vi è piaciuta questa recensione, fra virgolette, se vi ha appassionato, se vi ho incuriosito, i primi due numeri però, perché il primo da solo è inutile, non finisce la storia, non rimarreste lì. Noi ci vediamo al prossimo video, se questo video vi è piaciuto lasciate un like, vi ricordo che
questi video sono tutti quanti in versione podcast, quindi se li volete ascoltare e non guardare, li potete tranquillamente ascoltare su tutti quanti le piattaforme di podcast che ci sono, da Apple a Google a Spreaker a Spotify, qualsiasi cosa. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao belli.